Accanto alle rovine del castello del Conte Orlando ci sono altri due monumenti molto importanti, la chiesetta di San Michele Arcangelo e la podesteria. Andiamo. Was a soldier boy in the twilight of my youth, when I still could feel love and a trust in above for the truth. La podesteria negli anni ha subito moltissime modifiche che ci impediscono di leggerne l'impianto originale. Una targa sul muro però riporta l'anno 1654. Ci troviamo all'interno della podesteria e con noi c'è Federica che ha una chiusina doc. Fede, che cosa rappresentava la podesteria in quegli anni? Nel 1384 tutto il contado di Arezzo venne inglobato nella Repubblica Fiorentina. La Repubblica Fiorentina, per il controllo dei vari territori, impiantava appunto dei podestà che di fatto erano le massime cariche civili del territorio. E quindi in sostanza la podesteria era la sede dove risiedeva il podestà, quindi sede del tribunale. E la podesteria di Michelangelo in particolar modo è legata a Michelangelo Buonarroti e soprattutto al padre di Michelangelo, Ludovico Buonarroti, il quale fu incaricato per conto della Repubblica Fiorentina di risiedere come podestà dei territori di Chiusi Caprese nel 1474, anno di nascita di Michelangelo Buonarroti. E presumibilmente appunto dopo l'anno in carica del padre la famiglia Buonarroti tornò a Firenze e da adulto Michelangelo Buonarroti tornò in questo territorio per rappresentare come sfondo e come paesaggio di alcune opere importanti il Monte della Verna e il paesaggio circostante. Monte della Verna che tra un po' andremo a visitare. Qui fuori invece c'è la roccia di Adamo, che anche questa è una curiosità molto interessante. Sì, la roccia di Adamo appunto nel profilo della roccia, nel paesaggio che si vede dalla roccia, è stato riconosciuto il paesaggio e la roccia rappresentati da Michelangelo nella creazione di Adamo, l'affresco della Cappella Sistina. E pare confermato, appunto riconosciuto, che Michelangelo Buonarroti realizzò proprio qui di fronte un bozzetto di preparatorio per la realizzazione della creazione di Adamo. Meraviglioso, ti ringraziamo tantissimo Fede, noi continuiamo il nostro giro. La chiesetta di San Michele Arcangelo venne edificata nel 1338 per volere della contessa Giovanna, moglie del conte Angelo Tarlato Tarlati. La chiesa, di impianto molto semplice, è fondata, come del resto il castello, sulla roccia viva. Alcuni interventi subiti nel tempo ne hanno in parte alterato l'aspetto originario. Nella facciata rimane comunque ancora la targa che è stata fatta apporre dalla contessa Giovanna.